Scena seconda. Roberto, terminata la telefonata, poggia la cornetta sul telefono che si trova sul tavolo. Poi va verso il letto per distendersi e per riposarsi un po'. Arrivato a letto, appoggia la mano destra ad uno spigolo del letto, che lui crede essere lo spigolo sinistro, e si butta giù seduto. Ma non essendo lo spigolo sinistro del letto, ma bensì lo spigolo destro, ovvero il lato destro del letto, cade giù per terra rovinosamente. Caduto per terra, Roberto urla: «Oh, che dolore! Chi ha spostato il letto? Chi è quel disgraziato che mi ha spostato il letto? Che dolor, che dolor!» In quel momento, con gran rumore di passi, nella stanza sul palco entra Bella Roma, cantando: «Buongiorno Roberto, ti ho portato il pranzo, ti ho portato da mangiare, Roberto. Cosa fai lì per terra? Cosa fai lì seduto per terra?» Roberto risponde: «Stavo cercando di contare le formiche». Bella Roma gli dice: «Come le conti, seduto per terra?» E Roberto risponde: «In realtà volevo distendermi sul letto per riposarmi, ma qualche disgraziato mi deve aver spostato il letto da sotto al fondoschiena mentre mi sedevo». Roberto dice ancora: «Bella Roma, non lo vedi che il letto non è più al suo posto?» Bella Roma gli replica: «Roberto, nessuno ti ha spostato il letto. Io il letto l'ho visto sempre là dove è ora, attualmente». Roberto dice: va là, Bella Roma, che non ci vedi proprio. Ti dico che mi hanno spostato il letto. Guarda meglio che non hai visto bene, o forse non ci vedi bene. Ti dico che il letto è spostato». Bella Roma dice: «Io ci vedo, sei tu che sei ciecato come una talpa. Io ci vedo, sei tu che sei cieco e non hai visto, non hai potuto vedere e renderti conto che il letto è lì». Roberto aggiunge: non ho visto, non ho visto. Comunque ora aiutami ad alzarmi». Bella Roma l'aiuta ad alzarsi e lo fa sedere sulla sedia vicino il tavolo. Poi gli dice: «Ti ho portato da mangiare. Ecco, vedi? Anzi, tocca. Tocca qui, c'è il cibo. Il primo, il secondo, la frutta, il vinello che mi hai ordinato. E poi qui ci sono le medicine che ho preso per te dalla farmacia». Roberto le risponde: «Sì, giusto. Le medicine che ti ho chiesto di prendermi in farmacia, me ne stavo dimenticando». «Ma cosa mi ha dato il dottore? Quali sono le medicine che hai preso per me?» Bella Roma: «Il dottore ti avere segnato sciroppo e scatola di iniezioni. Così, con le iniezioni, tu guarire prima e subito, o quasi, dal Covid-19, dal virus Covid-19. Roberto replica urlando: «Ti ho detto che io non ho il Covid, né 18, né 20, né qualsiasi virus. Ti ho detto, e ficcatelo in testa, che ho solo l'influenza». Bella Roma, un po' perplessa, dice: «Sicuro? Sei proprio sicuro? Io comunque stare con la mascherina, io non mi fidare, io avere paura e non so se posso fidarmi». Roberto: «E va bene, stai con la mascherina, fai come ti pare. Ma io non ho il Covid-19, ho l'influenza, capito? E ora che ho le iniezioni, come le faccio? A chi posso chiedere per farmele fare?» Bella Roma dice: «In farmacia mi hanno detto di dirti che devi fare un'iniezione al giorno, un'iniezione un giorno, un'iniezione un altro giorno, e un'iniezione un altro giorno ancora, e poi sarei guarito». Roberto le chiede: «E chi me le fa l'iniezione, me le fai tu?» Bella Roma risponde: «Magari, Roberto, così ho potere toccare te ed accarezzare te». Roberto seccamente gli dice: «Non ci prova, io ho altri gusti. Dimmi, chi mi potrebbe fare le iniezioni? Conosce per caso qualcuno che mi può fare le iniezioni?» Bella Roma: «Io ti consiglierei la cuoca». Roberto: «Come la cuoca? La cuoca sa cucinare, ma non credo possa farmi le iniezioni». Bella Roma: «No, no, non cuoca nostra, essere cuoca russa, che avere fatto prima l'infermiera all'ospedale ed essere stata bravissima infermiera, ma poi licenziata è venuta a fare la cuoca da noi. Lei potere fare iniezioni a te». Roberto: «Va bene, falla venire stasera stessa, falla venire, chiamala, avvisala subito».
I due si salutano. Bella Roma va via e Roberto non ha neanche finito di pranzare che sente bussare alla sua porta. Roberto chiede ad alta voce: «Chi è?» Una voce femminile, dolce e sensuale, gli risponde: «Buongiorno, signor Roberto, sono Andrea, sono venuto a farle le iniezioni». Roberto, con molta gentilezza, dice: «Prego, si accomodi». Andrea, guardandolo meglio, gli dice: «Ma io la conosco già, non si ricorda? In ospedale, sono l'infermiera che era lì quando ha chiesto di accendere la luce». Roberto: «Sì, mi ricordo vagamente. Ah, lei è l'infermiera dell'ospedale, adesso ricordo. Non sapevo che lei fosse anche una bravissima cuoca che mi ha preparato in questi mesi gli squisiti pranzetti. Li ho sempre mangiati con tanto gusto». Andrea, arrossendo, un po' imbarazzata, dice: «Sì, purtroppo ho terminato qui mesi di lavoro come infermiera e mi hanno licenziata. E l'unico lavoro che sono riuscita a trovare è stato quello di cuoca. E per poter vivere, e visto che mi piace cucinare, ho incominciato a fare la cuoca. Sai, mi è sempre piaciuto cucinare, sono specializzata nella cucina russa. Sai, io vengo da Pietroburgo. Comunque ora, se sei pronto, facciamo l'iniezione». Roberto si alza in piedi e dice ad Andrea: «Fammela qui, ora, in piedi». Andrea prende l'iniezione e con Roberto in piedi, con le mani appoggiate al tavolo, fa l'iniezione. Roberto dice: «Ai!» Andrea dice: «Ma le ho fatto male?» Roberto, con la voce dolce e gentile: «No, assolutamente no, non ho sentito niente, lei è stata bravissima con quelle sue manine delicatissime, non ho sentito assolutamente niente, non ho sentito nessun dolore». Andrea, un po' perplessa: «Ma mi è sembrato di aver sentito un lamento, ma ora la massaggio un po' con l'alcol». Poi aggiunge: «Tornerò domani per un'altra iniezione». I due si salutano. Andrea va via e Roberto, rimasto solo, dolorante, va verso il letto, cercando di non cadere nuovamente per terra e dicendo ad alta voce: «Che male che mi ha fatto, che dolore, che dolor, che male che mi ha fatto quella benedetta infermiera. Però aveva delle mani morbide e calde, delle belle mani. Ma che male che ho, che dolor, ai ai ai».